È stato il vice ministro agli interni Filippo Bubbico, assieme alle principali autorità del territorio, ad inaugurare questa mattina a Barletta la nuova associazione anti-racket aderente alla FAI, la Federazione Associazioni Anti-Racket e Anti-Usura Italiane. L'obiettivo è impedire che la crisi economica in atto rafforzi fenomeni criminali in grado di mettere in ginocchio la parte sana dell'imprenditoria locale. L'associazione ha il compito di costruire quelle reti di fiducia che sono necessarie per vincere la paura che l'isolamento amplifica ancora di più, perché in qualche circostanza l'imprenditore sente di essere minacciato, sente di essere pericolo, riceve minacce dirette per sé e per la famiglia senza conoscere direttamente chi è che esercita quella minaccia, e quindi il senso della paura si amplifica ancora di più. L'associazione dà fiducia all'imprenditore che viene colpito e svolge una funzione importantissima, che è quella di promuovere la denuncia, la costituzione di parte civile, perché il Mezzogiorno possa liberarsi dalle reti criminali ed esprimere le straordinarie potenzialità che ha e che quando può mette con grande efficacia in evidenza. Un riconoscimento importante per l'associazione Uniti per l'affermazione della legalità, già operante sul territorio da lontano 2003 e sempre pronta a supportare le vittime di usura ed estorsione. L'affermazione della legalità che avevamo posto all'obiettivo della nostra associazione 12 anni fa, con l'iniziativa del prefetto dell'epoca e della pubblica amministrazione, associazioni di categoria eccetera, oggi noi ci troviamo appunto a condividere questo progetto di allargamento, di messa a punto di rete, di coinvolgimento delle persone e a sto punto anche di conoscenza di quello che è necessario conoscere, sapere